Facebook ci aiuta, no? I social ci aiutano anche a ricordare giorno per giorno quello che è accaduto negli anni precedenti. E effettivamente l'anno scorso questo momento, insomma, di festa della città fu molto partecipato dalle persone. Insomma, nella piazza si radunarono diverse decine di persone proprio per testimoniare l'attaccamento nostro alla festa di liberazione al 25 aprile. Quest'anno, purtroppo, data le circostanze straordinarie che siamo ahimè costretti a vivere, la celebrazione si è svolta in forma ridotta nella partecipazione e secondo le disposizioni del governo. Questo non limita nelle nostre abitazioni, in qualche modo nelle nostre famiglie, nelle nostre piccole comunità, la capacità e la voglia di ricordare, di celebrare nel modo in cui ci è possibile questa data che ha segnato profondamente le sorti del paese, che ricorda, insomma, la fine dell'occupazione nazifascista e ricorda che da quel momento è stato possibile riprendere un cammino di crescita, di coesione, di inclusione che questo paese nella sua storia mai aveva conosciuto. E grazie al sacrificio di tanti resistenti, dei partigiani, delle truppe alleate che ci liberarono e ci hanno liberato dall'occupazione e dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazifascista. La situazione straordinaria che stiamo vivendo richiederà uno sforzo significativo da parte di tutti, non solo delle istituzioni, ma anche della comunità italiana, in questo caso anche poggibonsese. Stiamo conoscendo, attraversando settimane straordinarie, insomma, anche di limitazione, basta pensare a quello, insomma, della libertà personale che nella fase democratica questo paese mai aveva conosciuto e che testimoniano la gravità e l'emergenza che stiamo attraversando. Occorrerà non solo superare, chiaramente, prima di tutto gli aspetti sanitari al meglio, e occorrerà accompagnare un percorso di crescita, di rinascita di questo paese. C'è un lavoro costante delle istituzioni, non facile perché è una fase mai conosciuta, quindi non ci sono ricette che il passato ci consegna e che possono essere riutilizzate perché confacenti al caso. Si tratterà di sperimentare, di utilizzare la fantasia, di provare, insomma, a tenere salda la nostra comunità per cercare di rimettersi in cammino nel modo più sicuro possibile e nei tempi più rapidi possibili.